Ma noi cosa possiamo dire? Soltanto ringraziare 1.000 volte, 2.000 volte i cittadini di Cleto, perché di fronte a questa pandemia hanno fatto di tutto come un solo uomo per contenere, contrastare ed evitare che anche a Cleto si presentasse qualche caso di infezione da coronavirus. Quindi non ho parole per ringraziare tutta la cittadinanza. E poi devo ringraziare in modo particolare sia i dipendenti esterni che sono occupati del controllo del territorio, i ragazzi della NAI si sono tanto spesi, ma anche i volontari, i nostri bravi agricoltori che mi hanno messo a disposizione il loro impegno e anche i loro mezzi. Penso, diciamo, alla ditta Giannuzzi Eugenio. E penso al consigliere nostro Michele Pontieri, l'altro imprenditore Alessandro Mazzucca, e stasera dovrebbe venire pure Francesco Uzzo e Montalugino. C'è una coralità di interessi e di impegni veramente che è commovente. Ma sicuramente mi sfugge il lavoro di tanti altri che pure stanno facendo tanto per contrastare questa disgrazia che ha colpito il mondo e quindi anche la Calabria. Per fortuna a Creta ancora non abbiamo casi di coronavirus, ma questo per la responsabilità pure di tutti i cittadini, ma anche dei cittadini cretesi che sono tornati dopo tanto tempo, che hanno comunicato. Volontariamente si sono messi in quarantena in modo responsabile, appunto perché amano la gente del paese dove sono nati. E vorrei anche ringraziare anche chi ha lavorato in silenzio nelle proprie abitazioni e penso, diciamo, alle ragazze che hanno confezionato le mascherine, Marisa Manai e poi c'è stata quell'altra ragazza, adesso mi sfugge il nome, sono tanti, Ida Riga. c'è Ida Riga, ultimamente non vuole che lo si dica, ma lo diciamo pure, Valentina Spano, che pure ha fatto belle mascherine. Ringraziamo anche, è un pensiero pure alla memoria, del negozio Nicastro, Marcello. So che la moglie ci ha tenuto tanto a offrire il tessuto così gratuitamente, un lenzuolo che abbiamo adoperato appunto per la tutela della salute dei cittadini. Quindi il merito va tutto al popolo di Cleto. Noi abbiamo fatto, specialmente con l'aiuto di tutti i consiglieri, del vice sindaco in modo particolare, abbiamo fatto quello che possiamo fare. Siamo in trincea e abbiamo combattuto come abbiamo potuto. Naturalmente a volte siamo fuorviati da questi interventi confliggenti anziché concorrenti tra regione e Stato. Vediamo, diciamo, tante smentite, tante azioni che non sono sinergiche fra di loro. Penso all'ottimo decreto che aveva fatto la Santella all'inizio, quando voleva chiudere le scuole, però poi è stata smentita. E penso attualmente a questa contesa che c'è tra regione e Stato per quanto riguarda l'apertura dei negozi. Questo, ripeto, ci rattrista perché le istituzioni dovrebbero collaborare, dovrebbero concorrere, uso un termine latino, concorrere, cioè correre insieme per lo scopo, cioè la tutela dei cittadini. Invece sono a volte delle istituzioni confliggenti che non fanno bene sicuramente a niente. Molti mi sollecitano, fai qualche coordinanza pure tu. E io su questo voglio essere chiaro, mi sono consultato pure con il mio vice sindaco, che è anche un avvocato di lunga esperienza. Ci facciamo le ordinanze pure a Cleto. Io non sono per le formalità, io sono per la sostanza. E la mia esperienza, che non è di un giorno, sono quasi 20 anni che faccio il sindaco, 50 anni che faccio politica. Mi dice che un'ordinanza del Presidente della Giunta si può contestare ma nella sede appropriata, cioè nel TAR, e non con dei manifestini, con delle ordinanze
che hanno soltanto un valore di facciata o un valore per un distinguo politico che in questo momento non ci serve. L'ordinanza di un sindaco va contestata lì, l'ordinanza di un presidente della giunta va contestata nella sede del TAR regionale della Calabria. Quindi abbiamo parlato fra di noi, vediamo un po' come decideremo nel futuro se farlo o non farlo, questa ordinanza, però non ha importanza. Perché si trova soltanto un gestore di un bar, del più piccolo bar che ci sia, me la contesta al TAR, il sindaco, cioè in questo caso io pago anche le spese legali, perché non ho questo potere con un'ordinanza del sindaco di annullare un'ordinanza emanata dal presidente della regione Calabria. E poi anche per rispetto verso le istituzioni. Io ho rispettato nel passato il presidente Oliverio, a prescindere dai rapporti che c'erano stati fra me e lui. Rispetto attualmente il presidente della regione Calabria, che è la Santelle, come rispetto il presidente del Consiglio dei Ministri, che è Conte. Cioè, ci deve essere questo rispetto verso le istituzioni. Se questo rispetto manca, non meravigliamoci che la politica faccia quello che sta facendo, cioè un po' pena, e allontana sempre di più i cittadini da chi li rappresenta, che ci siamo un po' tutti noi, a livello così periferico, e quelli che invece ci rappresentano a livello regionale, a livello anche nazionale. Un grazie molto va pure a voi, no? Alla vostra televisione, sempre così attenti, vicini ai nostri problemi, ci accompagnate nei momenti di solitudine, ci accompagnate nei momenti di festa, siete sempre presenti. E il mio vecchio cuore di sindaco non può che esservi grato per il lavoro che fate così in silenzio, senza tanto clamore, a favore della comunità, per evidenziare le nostre esigenze, per far sì che su questo piccolo centro, un puntino sulla carta geografica che si chiama Cleto, ci sia anche l'attenzione di chi è più lontano. Grazie.